Bentrovati amici di Obiettivo 100, oggi andremo sulle tracce di un mistero. Voi lo sapevate che un controsoffitto in un palazzo in via Provenzali nascondeva alla vista una bellissima opera d'arte che riguarda le costellazioni celesti? Bene, questo mistero lo andremo a svelare con l'ospite di oggi, che è Sandro Zanarini, docente di fisica al Liceo delle Scienze Applicate qua a 100, laureato in astronomia e studioso appassionato di stelle. Eccoci, ben ritrovati con il nostro ospite Sandro Zanarini. Grazie per aver accettato il nostro Grazie a lei. invito. Allora, la biografia un po' ve l'ho già accennata, facciamogli parlare un po' della passione. Dove è nata questa passione per i corpi celesti? Ah beh, la passione mia, io sono del 66, quindi sono del periodo in cui ci sono le conquiste della Luna, ci sono le Spazio sulla Luna? figurine, ancora le Esatto. figurine in giro, i telefilm, Spazio 1999, È vero. l'incontro con il primo telescopio, ecco, che è stata un'emozione. Dopodiché io ho fatto il tecnico, quindi ho fatto l'ITIS, quindi diciamo potevo anche non essere idoneo per una facoltà scientifica. Poi invece io sono andato all'università a Bologna, perché in astronomia c'era solo Bologna, mi sono laureato. Volevo fare il professore, sono riuscito a fare il professore, non so fino a che successo possa essere con i miei studenti del liceo, però diciamo io ho fatto nella vita quello che volevo fare. Questa è una gran bella cosa. Quindi. Sottolineo questo aspetto dell'aver fatto un istituto tecnico perché anch'io a suo tempo ho fatto un istituto tecnico, poi ho fatto ingegneria e quindi gli istituti tecnici, lo dico ai ragazzi, preparano assolutamente per l'università, non abbiate paura. Sì, no, infatti questo era proprio uno dei limiti che uno poteva avere di aver fatto il tecnico e andare in una facoltà completamente scientifica, E invece non è invece. stato così, ci sono state delle difficoltà, però sono state superate, ecco. E quindi questa passione per i corpi celesti ti ha portato fino alla laurea. Sì. E poi da lì. Da lì io volevo fare il professore, non c'è niente da fare. Io ovviamente ho continuato, ho preso le abilitazioni del caso, mi sono abilitato in matematica, in fisica, insegno fisica qui a 100, al liceo scientifico. Non avevo ispirazione di ricerca, di fare ricercatore, di restare nell'ambiente universitario. Io volevo fare semplicemente il professore delle superiori. Sono riuscito a farlo. E trasmettere questa passione ai ragazzi, Esatto, magari. e quindi sì, difatti uno dei. L'altro che è autore del meteorite di Ranazzo, Borghi Nicola, era un mio Che studente. meraviglia. Era un mio studente nel 2010. Questo è il libro che è appena uscito, ma lo conoscete già perché con Sì. E l'evento del meteorite Ranazzo ne abbiamo già parlato. difatti lui poi si è appassionato, abbiamo iniziato per gioco. Lui è iniziato per gioco, come con le Olimpiadi di Astronomia, è arrivato secondo ai campionati italiani. Però. Poi lui ha continuato, si è laureato, lui invece fa ricercatore e ha avuto l'aspirazione di stare al CNR, lui è al CNR a Bologna Che bello. e lui è proprio quello che mi ha proposto poi di scrivere il libro assieme, perché è stato un caso quasi un anno fa, in cui in occasione del bicentenario abbiamo detto ma se riusciamo a mettere assieme qualche cosa di nuovo può anche darsi che esca una pubblicazione, come Infatti, in effetti è uscita. partiamo però dall'inizio, Partiamo perché adesso. il tuo primo libro ha una copertina quasi per studiosi. È uscito per una casa editrice che mi è molto cara, perché è la Pitagora Editrice. Chiunque abbia fatto ingegneria o facoltà universitaria a Bologna la conosce molto bene, fa pubblicazioni molto specifiche. È, diciamo, un'istituzione a Certo, Bologna, la Pitagora. ne ho tanti anch'io di esercizi, di divulgazione, di manuali proprio fatti dalla Pitagora, Eh quindi sì. è una casa conosciutissima. Sì. Poi specie lì era via San Donato, proprio lì a Porta San Donato c'era il negozio della Pitagora, Sì. quindi tutti Che andavamo noi lì, bolognesi chiamiamo Porta Porta Zamboni. Zamboni, che andavamo a prendere proprio gli opuscoli fatti dai Esatto. professori, proprio che riguardavano gli esercizi, le E proposte. questo libro dove nasce? Allora, questo libro è vecchio, un libro di 15 anni fa. Nasce da una curiosità, io colleziono libri dell'Ottocento, del Settecento e trovai un libro di Quirico Filopanti, che è uno studioso di Budrio, che si chiamava L'Universo, il libro del 1878. Però. Quando io comprai il libro, quando mi arrivò a casa, non era stato rifilato, quindi alcune pagine erano rimaste Cioè le con pagine erano attaccate a una collata, praticamente, attaccate. è come se non ci fosse stato lo scolo qua di Esatto, fianco. come avessero fatto le. E quindi io mi accorsi che non era stato letto da nessuno. Nel leggerlo, però, esiste un paragrafo che scrive Quirico Filopanti, in cui lui cerca di assegnare alle stelle un nome particolare, un nome topico, cioè in poche parole,
Il nome individuerebbe quella che è la localizzazione, quindi se è a nord e a sud, le coordinate, se è la stella variabile e tutto il resto. Allora, il problema è proprio questo qui, che non essendo stato letto da nessuno e avendolo fatto, bisognava tradurlo, nella traduzione, che è stato piuttosto ostico, quindi non era così immediato, ne è uscita questa specie di piccola pubblicazione che riguardava proprio questo nome, il nome topico delle stelle di Quirico Filopanti. E quindi in ordine cronologico dopo viene il libro su questo famoso mistero da risolvere, che è il soffitto di Casa Provenzali. Sì. E qui c'è una storia bellissima, perché questo soffitto è stato riscoperto da poco. Sì, cioè la storia del soffitto è una storia un po' quasi da libro cuore. Cioè, in poche parole, alla metà dell'Ottocento, da quello che ho saputo parlando col proprietario, era stato come controsoffittato, cioè la stanza era stata divisa in due, quindi erano due ambienti, e allora la controsoffittatura aveva nascosto tutto il soffitto astronomico e anche il fregio del Guercino. Perché c'è il fregio del Guercino, ci sono le geste di Provenco lungo tutta la fascia. Con il terremoto, quindi nel 2012, Casa Provenzale ha subito qualche danno. E anche il soffitto, il controsoffitto, quello in candiccio, ha subito dei danni e allora il proprietario ha deciso di rimuoverlo. Quindi dopo 150 anni sono tornati fuori tutti gli affreschi sia del Guercino che il soffitto astronomico. Del Guercino lo sapevamo già perché ne parla al Malvasia e lo stesso Meon era andato a Casa Provenzale, aveva segato le assi, era entrato sotto e aveva fatto le fotografie del fregio. Ma del soffitto non sapeva nulla nessuno. Ma il soffitto in realtà è di un'importanza incredibile, perché in effetti è stato rappresentato usando un testo. È un testo latino. Perché questo soffitto quindi ha delle figure particolari. Sì, non è un... allora, dire che sono le 48 costellazioni di Tolomeo è molto riduttivo, è molto semplicistico come ho scritto io. In effetti, quando io l'ho studiato, cioè non nasce dal caso, nasce dal fatto che io avevo già studiato per più di 20 anni Schifanoia, quindi non era una palestra nuova il soffitto, quindi l'astrologia rinascimentale, qui siamo nel Rinascimento. E guarda caso, io avevo sbagliato quando lessi Schifanoia, proprio nelle disposizioni delle stelle che possiamo vedere su quelle che sono le immagini, uno pensa che questa sia la reale configurazione celeste, in parte sì, ma in parte no. Guarda caso, invece, le reali disposizioni di tutte le costellazioni vengono da un testo latino, che è il testo di Igino. Igino lo chiamano Igino l'astronomo. Lui lo copia, si può dire, da Eratostene, quando parla dei catasterismi, quindi del mito che viene trasferito in cielo. Allora, da lì, e mi ricordo che la prima che ho decifrato fu proprio l'Ofiuco, quindi la costellazione dell'Ofiuco, dove c'è proprio una discriminante forte di 3 stelle su una mano destra e 4 su quella sinistra, in cui io mi sono accorto che effettivamente era un libro. E in effetti quale libro? Quello di Igino. Ma le illustrazioni da dove venivano? Cioè le illustrazioni che noi troviamo raffigurate qui e troviamo raffigurate all'interno delle xilografie, che sono queste, sono effettivamente quelle di un libro del 1482, quelle di Rattold, dove lui, leggendo il testo, crea le prime immagini. Quindi il primo libro illustrato di astronomia è il testo di Igino. Allora, per sapere la datazione del soffitto, perché nessuno sa chi è il progettista, chi l'ha fatto, quindi le maestranze, e quando è stato fatto. Quindi scoprire un'edizione del testo iginiano permetterebbe di farci un'idea circa di qual è il periodo in cui è stato realizzato. Guarda caso, non era mio compito, un'edizione del 1570 guarda caso riporta le stesse immagini, tipo Orione, quindi l'Orione raffigurato a Casa Provenzali è identico a quello che si trova nel testo. Quindi potrebbero essere coevi. Anche la carena, quindi questo è stato motivo di studio per gli storici, sono loro che vogliono datare assolutamente. Ecco, guardate solo la carena che è fatta così, questa è Casa Provenzali, sì. Ovviamente questa è la xilografia del 1484 e non è lei, ma quella del 1570 l'immagine è questa. E quindi potrebbe essere questo, anche perché... Ma che ipotesi si possono fare? Quindi sul fatto che qua a 100
si sia voluto rappresentare in un soffitto una cosa del genere? Allora, nel Medioevo, quindi nel Rinascimento, nasce questa passione per l'astrologia. Ritroviamo i testi antichi di Maniglio, quindi i testi esoterici magici del Picatrix di Abu Mazar, e questi vengono fatti, cioè rappresentati a Ferrara. Perché Schifanoia è effettivamente. Schifanoia. Ricorrono gli stessi elementi esoterici, c'era un po' una passione per queste. Esatto. Allora, lì a Schifanoia è stata proprio la palestra proprio di studio, quindi nell'imparare quali erano i testi che bisognava seguire, quelli che bisognava studiare. Allora, il fatto è questo: Schifanoia è un impianto completamente diverso, perché lì ci sono i famosi decani indiani di Abu Mazar, che anche lì derivano da un libro, cioè il Picatrix li descrive. Loro leggevano in poche parole il testo e del Cossa li raffigurava. Allora, i decani chi sono? I decani sarebbero tutte le altre costellazioni extrazodiacali, quindi sarebbero Orione, sarebbero Perseo, ma perché a questo punto Prisciani non raffigura Perseo o Orione come è stato fatto qua a Cento? Vabbè, è un'ipotesi ardita, però Schifanoia del 1470. Il primo testo illustrato di astronomia è quello di Ratto del 1482. Semplicemente non possedeva le immagini. Quindi lui ripiega sui decani di Abu Mazar. È vero che Ferrara c'è il centro studi e quello è importante. Però quello che si può dire è che a Schifanoia usano un testo che è il testo di Maniglio, l'Astronomicon di Maniglio. Difatti c'è Minerva, c'è Pallade, c'è Giove Cibele, questo le identifica Abu Mazar, quindi proprio venivano identificate, e Warburg è lui che dà la spiegazione che il fregio superiore deriva dall'astronomico di Maniglio. Attenzione, c'è l'Astronomico di Maniglio e il Poetico Astronomico di Igino, sono due libri diversi, sono tutti e due del primo secolo. Quando Igino muore, Maniglio è un bambino, in poche parole, però il succo è questo. E il discorso è fatto così. Anche a Cento c'è Maniglio, perché la sequenza con cui sono disposti i cassettoni, quindi le costellazioni dei vari cassettoni, non è casuale. Segue proprio una disposizione geografica, astronomica. È come se immaginariamente hanno pelato un'arancia in tondo, l'hanno tagliato in tre file, quindi questo è quello che c'era a Cento, e più che altro dentro esiste proprio una chiara raffigurazione della disposizione delle stelle secondo il Poetico di Igino. Quindi io sono sicuro che è così, perché le stelle visibili sono 601, quante coincidono? Tutte, a parte due o tre errori che hanno fatto, ma coincidono. Probabilmente sono dovute all'imprecisione, all'imperizia delle maestranze. Ma lì per me, allora, come ho parlato con i restauratori, a parte il fatto che si vede dalle immagini, sicuramente sono due o tre che lavorano. Difatti alcune sono di bella fattura, Orione, altre insomma sono un po' più dozzinari. Però sono tutte della stessa epoca, non ci sono stati rimaneggiamenti successivi. Esattamente, non ci sono. A parte il fatto che il soffitto è più antico rispetto al fregio, perché il fregio del 1614, e questo lo sappiamo, perché ci esistono delle ombre, dei talamoni che si proiettano sul soffitto, e quindi vuol dire che il soffitto era più antico, non di molto rispetto al fregio del Guercino. Quello non è compito mio. Ma quello che è fantastico è che il libro, il Salone, sarebbe il terzo libro del testo di Igino. Igino sono quattro capitoli, che lui divide in libro 1, 2, 3, ma sono quattro capitoli. Quindi il Salone sarebbe il libro 3. Nella sala di fianco, che anche quella è controsoffittata, sempre a metà dell'Ottocento, ma sopra, parlando con gli addetti ai lavori, l'architetto e tutto il resto, hanno trovato i pianeti. E guarda caso, quella sarebbe il libro 4 di Igino. Ma esiste un'altra cosa, che è quello che sto lavorando adesso, che a Palazzo Fava Mariscotti a Bologna c'è solo il Salone dello Zodiaco, ci sono solo le 12 costellazioni zodiacali e i miti. Guarda caso, i 12 miti non vengono dal libro di Eratostene, ma vengono dal testo iginiano ancora,
e quello sarebbe il libro 2 di Gino. Quindi manca il libro 1. Ah, ecco, il libro 1 però è già più difficile, perché il libro 1 è tecnico, cioè parla di meridiani, parla dell'eclittica, parla del polo, quindi non so dove possa essere raffigurato il libro 1. Chi ha avuto un progetto di disseminare tutte queste opere d'arte in giro per Bologna e provincia, perché Cento è sempre stata sotto Bologna, Dunque, a parte Schifanoia, che è un caso a parte, sicuramente, cioè, non abbiamo le prove, perché non esiste nessun carteggio in archivio. Probabilmente il progettista di due impianti è lo stesso. Perché lo stesso errore che viene fatto a Cento nella rappresentazione dei pesci è lo stesso di Palazzo Fava a Mariscotti. Bellissimo. Cioè, quello è uno dei particolari che mi ha lasciato pensare, difatti è da un anno che stavo lavorando sul Palazzo Fava, una volta finito questo. Perché è situato il Palazzo Fava a Bologna, così dove possiamo andare a visitare. È dove c'è la Croce Rossa. È la sede della Croce Rossa in via Marsigli, via del Cane, quasi un quartiere dietro San Petronio, basta andare dietro San Petronio, ed è la sede della Croce Rossa. E lì ci sono, ecco, lì sappiamo di chi sono gli affreschi, sono del Baglioni, però non sappiamo neanche chi è il progettista, nemmeno lì. Ma i due impianti sono fratelli, perché non è una mia considerazione, rispecchiano proprio il testo di Gino entrambi. Mentre Schifanoia è tutta un'altra cosa, è tutto un altro mondo primordiale, ancora prima, è come Palazzo della Ragione a Padova, è ancora prima, quindi sono proprio i primi testi astrologici del 300 che ci vengono dagli arabi. Invece questi hanno un filo comune. Invece questi due hanno un filo comune. Difatti mi ha fatto pensare quando lavorai a Palazzo Fava, perché sono 12, quindi si fa presto. Nei 12 sono rappresentati i 12 miti, nei cassettoni di fianco ci sono quindi i segni zodiacali e i loro miti affiancati. Ce ne sono due che sono particolari, tant'è che c'è nel primo, che rappresenterebbe il cancro, in poche parole noi abbiamo che viene morso a un polpaccio un ragazzo, il quale si volta indietro dove c'è una donna che gli corre dietro. Ma in teoria chi è il fatto della leggenda era quello di Ercole, che è stato morso dal granchio. Il cassettone successivo, guarda caso, invece sarebbe proprio il leone Nemeo, e quindi lì hanno rappresentato Ercole. Allora, chi poteva essere? Nessuno ha dato un'interpretazione. Uno ha dato un'interpretazione, tirandola a caso, è anche detto che era forzata, che era Euridice, e inseguita da Aristeo, che viene morsa dal serpente, ma viene morsa da un serpente, non da un granchio. Ma se uno legge attentamente l'Astronomicon di Gino, lui riporta che la costellazione del granchio può essere associata sia a Ercole, ma poi ne cita altri tre, di cui uno è Orfeo, e guarda caso il mito di Orfeo che va negli inferi a prendere sua moglie Euridice, e dovrebbe non voltarsi, ma infatti lui si volta e quindi sparisce. E allora se non ci avessero messo il granchio non l'avremmo capito che era Orfeo, perché sarebbe stato un mito avulso rispetto a tutti gli altri. E difatti quello è Orfeo, perché dopo ne cita altri due, che sono Issione e sono Prometeo, ma non sono loro. Prometeo ha legato una roccia con l'aquila che gli diede i simboli. No, perché l'altro sarebbe legato una ruota destinata a pagare. Quelli non ci sono. Ecco, però Orfeo c'è, e quindi Orfeo sarebbe Ercole nei panni di Orfeo. Ecco che allora, ma se non avessero messo il granchio, non potevamo capirlo. Ma basta un piccolo. Esatto, ma difatti lì era il mito. Cioè, quando io l'ho visto, ho detto sono doppi. Però uno hanno rappresentato Ercole, per non fare un doppio hanno ripiegato in uno dei miti, difatti c'è proprio Orpheus, citato da Igino nel suo testo, è questa che è la prova, quindi non è una mia libera interpretazione. Poteva essere uno dei quattro, e invece, ma gli altri due no, l'unico, per esclusione. L'unico è quello lì, e l'altro è dove c'è i pesci, dove dice di essere figli del grande pesce, dice Eratostene, ecco perché non possono essere i catasterismi di Eratostene. Invece Igino dice che è Cupido e Venere che si buttano nelle acque, inseguiti da Tifone. In effetti c'è nel cassettone Cupido e Venere che si buttano nelle acque, inseguiti da Tifone. C'era una discrezione. Ecco che allora, delle 12 costellazioni,
che ci sono, e quindi i 12 miti associati, tutti e 12 sono conformi al testo nostro latino e soltanto 8 sarebbero conformi al testo vero di Eratostene. È vero che Egino copia i catasterismi di Eratostene, però... ma delle volte alcuni li modifica. E queste modifiche ce le ritroviamo 500 anni dopo. Che bello. Proprio fatte così. Difatti quello di Palazzo Fava è stata una grossa soddisfazione proprio per anche questo. Per la corrispondenza. Questo è stato ecco, questa è una cosa che è visitabile però solo a richiesta, da quello che ho capito, perché è un palazzo privato, giusto? Sì, allora qui era lo studio legale dell'avvocato Benazzi, mm-hmm. E allora adesso è venuto a mancare, quindi questa è una proprietà privata. La proprietà l'ho aperto in alcune occasioni, una è stata quella dell'inaugurazione della Pinacoteca, mm-hmm. E l'altra è stata in maggio in occasione del FAI, quando ci sono state... Esatto, le giornate del FAI, infatti pensavo a quello, può darsi che abbia l'interesse a riaprirlo. Sì, sicuramente l'interesse a riaprirlo c'è, più che altro l'interesse è del recupero della sala dove sono contenuti i pianeti. Ah, sì? Perché allora vedere qual è la disposizione con cui sono disposti nei vari cassettoni ci può portare a altri impianti astrologici. Uno è la Rocca di Minerbio e uno è a Gradara, perché a Minerbio e a Gradara vengono rappresentati i pianeti sui carri trionfali. Quindi a Gradara là è raffigurato esattamente l'universo tolemaico, quindi prima di Copernico. Qui bisognerebbe vedere, rimuovendo le tavole, che cosa c'è. Quindi sembra che la proprietà e la sovrintendenza abbia dato l'autorizzazione a rimuovere il soffitto per vedere al di sotto che cosa c'è, e lì si tratterà di studiarlo. Quindi bello. E dopo ci aspettiamo un altro piccolo testo che va dopo. Sì, che dovrebbe completare, esatto. Dovrebbe completare questo, perché la sala dei pianeti, ecco, noi gli unici che siamo venuti in possesso sono questi tre. Queste lunette dove c'è tutto Marte, Febo e Mercurio sono delle lunette che all'interno devono contenere le immagini. E probabilmente, sono i carri trionfali. E allora alcuni studiosi dell'arte avevano ipotizzato, guardando gli aspetti artistici, che questo poteva essere molto simile a Palazzo Fava. E in effetti è molto simile anche da un punto di vista letterario, quindi non solo una supposizione. Ma tra Palazzo Fava e Palazzo Provenzali si sa la storia dei proprietari? Se c'erano delle parentele, dei rapporti economici fra questi proprietari? Allora, dei Provenzali non abbiamo quasi niente, a parte il fatto che Lerri ci riporta che derivano da questo provenco Provenzali, che lui aveva dei cavalli, tenente di cavalleria, dice lui. Probabilmente non era un militare, ma era uno che teneva i cavalli per il re di Francia quando era in lotta contro gli Estensi. Lui era alleato di Giulio II, quindi siamo nel periodo delle lotte fra il papato e gli Estensi. Che poi lui si accasa qui a Cento, fa stirpe qui a Cento, dopodiché io so che verso la metà del 600 i provenzali vanno a Ferrara, quindi non ci sono più. Dei Fava invece sappiamo molto di più, loro sono dei ricchi mercanti, loro si sono comprati più proprietà, hanno creato quasi un quartiere, quindi... Dei Fava di Bologna. Dei Fava di Bologna, sono sempre i Fava di Bologna ovviamente, dopo che... E a questo punto esistono varie poi casate dei Fava, ci sono vari rami, quella da San Domenico è quello che abbiamo studiato noi, quello da Galliera addirittura è un altro, sono imparentati ma sono più di uno. I provenzali invece sono rimasti un po' più anonimi. Trovare dei carteggi in archivio non ne abbiamo trovati. Probabilmente chissà cosa si scrivevano, che interessi, magari c'era un salotto in cui parlavano di queste cose e gli era venuta l'ispirazione di avere lo stesso tipo di pitture nelle loro case. Sì, no, beh, quello lì dell'astrologia nel Rinascimento, questo è un classico, lo troviamo dovunque, lo troviamo a Bologna, lo troviamo a Ferrara, lo troviamo a Cento, lo troviamo a Mantova, nel camerino dello Zodiaco, lo troviamo a Milano, quindi questo c'è. Dopo la bolla di Sisto V, 1586, in teoria, non si potrebbero più rappresentare immagini astrologiche.
È anche vero che 100 La era. bolla, adesso lo spieghiamo bene, era un'indicazione Sì. del Papa per i fedeli perché si pensava che potessero costituire pericolo certe cose, fra cui queste perché erano appunto legate a dei riti esoterici e quindi ovviamente contrarie alla dottrina cattolica. E di fatti 100 era già tornata sotto il papato già nel 79, quindi a maggior ragione non si poteva rappresentare un'immagine, Chissà, perché esatto. le altre che ci sono in giro per l'Italia, diciamo l'Italia, che l'Italia è il fulcro di questo, o sono degli orologi tipo l'orologio di San Marco, l'orologio che si trova a Trento, ma ci sono i 12 segni zodiacali, non c'è Non c'è nient'altro. nient'altro, Cioè, sì. 100 è effettivamente unico. Il problema è che è ancora un po' di Da nicchia, scoprire. è un po' nascosto, perché effettivamente ci sono tutte, è come un vademecum. Loro, nella loro semplicità, le maestranze e il progettista avevano questo testo, che poi è un testo che si insegnava all'università, quindi non era un testo raro, non era come l'Astronomicon di Maniglio che era sparito per dei secoli fino a tornare fuori nel 1417, e guarda caso loro lo raffigurano. Proprio nella loro semplicità hanno semplicemente copiato, senza darne interpretazioni, senza farne modifiche, e allora ci ritroviamo dopo 500 anni un libro Illustrato. scritto nel soffitto di Casa Provenzali. E questo è stato sorprendente. Difatti, quando io l'ho visto per la prima volta, perché diciamo, mi dissero. Sto parlando del 2020, un mio collega disse: hanno trovato delle costellazioni in un palazzo, faresti tu una conferenza? Faccio, beh, va bene, ma io non pensavo di imbattermi in una cosa così. Cioè, questo è il famoso fiuco, quello che è l'immagine forse una delle più belle che si possono Bellissimo. vedere, e guarda caso io quando l'ho visto faccio, ma però questo non è che sia nuovo per me, io studiando Schifanoi un pochino avevo già capito qualche cosa, e guarda caso io pensavo che fossero le rappresentazioni delle costellazioni. E avevo pensato male. Ragionando come un astronomo moderno, avevo pensato male. Ma io dico, ma questa immagine l'ho vista, guarda caso, nella mia libreria, in tanti libri che ho, prendo fuori proprio il testo di Gino. E allora comincio a leggere, una stella sulla testa, una su ogni spalla, tre nella mano destra, Esatto, quattro nella sinistra. esattamente, E poi mi dice quella in ogni piede, ma quella del destro è più luminosa, ce n'è una su una gamba, quindi qua no. Beh, allora faccio il primo, faccio il secondo, faccio la terza, la quarta, la quinta, le faccio tutte 48. Faccio, beh, è impossibile che coincidano tutte 601. E a Ferrara succede la stessa cosa. Nei segni zodiacali ci sono queste, si chiamano astrotesie in gergo tecnico, vuol dire localizzazione delle delle stelle sopra stelle. l'immagine. A Schifanoia. Sono esattamente disposte come il testo di Gino. Qual è la differenza? Che nessuno ha detto che Prisciani possedeva il testo di Gino. Io l'ho scritto. Perché è così? Perché se andiamo a Perché l'aveva fare. letto. Quindi lui, ma l'aveva, ma era ovvio che lui, Prisciani, lo conoscesse. Era il testo che si insegnava all'università. Quindi avremo solo una giustificazione del perché le stelle sono disposte in questo modo a Ferrara e a 100. Dopo il fatto dei decani, quello magico, esoterico del Picatrix, beh, questo è già un po' più complesso. Lì ognuno ha dato le sue libere interpretazioni, ma quando ci trovo un riscontro su un testo letterario di 2000 anni, e se ci sono, un esempio classico, Fava Marescotti, quindi Fava Marescotti ha anche lui delle stelle, ma non seguono il testo di Gino. Sono disposte a caso. E oltretutto sono quasi sempre la metà, meno della metà del numero che vengono elencate. Invece questa di Queste Provenzali invece, queste proprio dei provenzali, corrisponde, proprio queste, quando dice ha esattamente. 3 stelle sul bastone, ne ha una su un ginocchio, Che una. bello. Cioè, questo è proprio, è come leggere il Il libro, testo ma e illustrato. trovarlo. E difatti era il primo. E l'unica sarebbe trovare il primo testo, perché esiste un testo che è più vecchio di quello di Rattold, è del 1475 e lo fa Cornelius a Ferrara, dove però riporta che erano stati solo ritagliati i riquadri per poi fare le illustrazioni, ma non sono state fatte. Ma se leggete il testo, io ho trovato che un archivista trova in questo libro e dice che sono state raffigurate a penna.
Questo potrebbe essere il testo che forse è venuto in possesso di Rattor, poi a Venezia, per poi creare le xilografie. Perché le xilografie, cioè le immagini, non sono fatte a caso, cioè loro leggevano il testo, interpretavano il testo, creavano le xilografie. Come Prisciani ha fatto per i decani, leggeva il testo, quando dice l'uomo nero vestito, gli occhi rossi, vestito di bianco con la fune, lui legge il Picatrix, è uguale, lui gli dice devi farlo così, lui liberamente da artista lo ritrae così. Ecco, quindi non è banale né l'avere costruito le xilografie, perché viene dal testo latino. Poi queste sono modificate, sono tramandate nelle 10 edizioni, sono 10 edizioni, un po' di più, forse sono 11 del Poetico Astronomico, dove lo stesso Orione si modifica, l'Orione originale. Magari secondo i gusti dell'epoca. Sì, dipende anche se erano traduzioni, diciamo, fatte in Italia o fatte in Germania. Perché difatti nel testo di un Poetico Astronomico di Gino di Basilea ci sono degli errori grossolani. Specie sulla disposizione delle stelle, perché dice quella dell'Ariete ha 3 stelle sul collo e il nostro ha 3 stelle sul collo, Schifanoia ha 3 stelle sul collo, il testo tedesco dice che ne ha 2. Così. E c'è un errore e ci sono altri errori. Magari erano errori nei copisti. Esatto, ma questo è quello che ci permette di dire che non è il testo tedesco, ma è il testo italiano. Perché lì questo errore non c'è. Esatto, perché questo errore... un vero lavoro da detective questo. Questo errore non c'è e non viene raffigurato. Quindi l'errore non viene raffigurato. Come ripeto, i pesci sono quelli che mi fanno pensare maggiormente, perché lo stesso errore che viene fatto a 100 è lo stesso che viene fatto a Fava Marescotti a Bologna. E questo qui è curioso, perché in effetti... Hanno avuto la stessa interpretazione, un po'... Sì, in effetti è stato un po' così, infatti solo tanto per dire. Sì, ecco, ecco i pesci. Questi sono i pesci. E questo è esattamente identico a quello a Palazzo Fava, ma può vedere che è sbagliato, perché questa è la xilografia originale e come Manigno li descrive, che si mantengono tra loro opposti, il muso, invece qui c'è il muso e la testa. È un errore, non hanno rispettato l'intenzione originale. Esatto, ma questo è esattamente identico. Queste cose affascinanti. Allora, noi manteneremo sempre l'attenzione alta, perché vogliamo seguire la fine dell'avventura, soprattutto appena ci sarà la possibilità di visitare Palazzo Prevenzali con le giornate del FAI o qualsiasi altra occasione, ve ne terremo informati. Come al solito, sul calendario di Obiettivo 100 trovate tutti gli appuntamenti. Anche io sono molto curiosa di vederla a questo punto, perché mi sono molto incuriosita. Ringrazio ancora il nostro ospite per averci prestato la sua scienza in questa bella intervista. Grazie, arrivederci. Arrivederci.